Ciao a tutti, oggi vedete in una configurazione molto particolare, un po' diversa dal solito, e vedete con una borraccia, ma solo per porre l'attenzione su alcuni particolari e magari anche per farvi pensare, tra virgolette per approfondire. Spesso è un particolare la borraccia che tralasciamo, utilizziamo quelle magari che troviamo, senza far troppo caso a quello che realmente è, diciamo, l'importanza che può ricoprire questo prodotto. Parto dall'esempio di questa borraccia, che è una borraccia semplicissima, una made in China, per la carità, senza nulla togliere, ma che, diciamo, ci lascia un po' perplessi, non fosse altro per la scarsa qualità del prodotto e anche quell'odoraccio che, diciamo, si percepisce anche quando questo prodotto è nuovo o è stato nuovo. Abbiamo voluto provarlo solamente per una volta. Oltretutto, dopo aver messo delle maltodestrine e dei sali minerali, la borraccia si è subito segnata all'interno, segno di una scarsa qualità di base del prodotto. Invece, in questo caso, abbiamo quello che secondo noi è comunque un riferimento del mercato, e vabbè, il modello è l'XR1 di Race One, ma perché vi diciamo questo? Prima di tutto perché è fatto con materiali che si basano la bottiglia su polietilene medicale e il tappo in un materiale che rimane anche particolarmente resistente quando le temperature si abbassano. Oltre a questo, il tappo, che è come se fosse un materiale, diciamo, un plastico gommoso molto morbido, con questa piccola fessura, utile, particolarmente utile e diciamo comoda nel momento in cui si avvicina alla bocca e si tira con i denti, diciamo un po' il gesto classico che fa ogni ciclista. Purtroppo tramite il video non si può percepire o sentire quello che è, noi diciamo addirittura la fragranza quasi vanigliata del prodotto, e questo indica, diciamo, comunque è un fattore che indica una buona qualità dei materiali e della fattura del prodotto stesso. Inoltre, dopo aver utilizzato la borraccia diverse volte con differenti temperature, con diversi prodotti all'interno, sali, maltodestrine, zuccheri o comunque quello che normalmente e comunemente utilizza un ciclista, la borraccia è pulita e non ha odori particolari che sono rimasti al suo interno. E niente, questo che possa dar da pensare quando si utilizza una borraccia, o che ogni ciclista diciamo dimentica ogni tanto la borraccia nella bicicletta in cantina con il liquido all'interno. Ciao a tutti e buone pedalate!